Una normale mattina in ufficio può trasformarsi in... una mattina di scuola! Come faccio a tornare alla mia vecchia scrivania? Oh, mamma! Eccoti! Hey. Mi sto candidando come miglior studentessa in un concorso a scuola. What? Cosa ne pensi? Melissa è determinata, ma sua madre ha un'opinione diversa. Tesoro, non occuparti di queste cose. Guarda solo i tuoi voti. Prendi solo delle F. Devi concentrarti sui corsi. Oh, classica mamma. Patetico. Non hai idea di che posto crudele e complicato sia la scuola. Melissa, smettila. Sì, ha bisogno di imparare una cosa o due. La scuola sta per riaprire. Per prima cosa ha bisogno del materiale. Adoro fare shopping di materiale scolastico. Iniziamo con questi simpatici righelli. Non c'è modo di fermare la mamma. Matite, quaderni, penne, pennarelli, fermagli ed evidenziatori. Un bravo studente ha bisogno di tutto. E tutto è così carino. Non era così quando ero più giovane. Ovviamente non posso dimenticare lo zaino. Devo portare questo tesoro dal punto A al punto B. Melissa, prendi quelle cartelle. Un sacco! Essere organizzati è una priorità assoluta per ogni studente di serie A. Penso di sapere cosa manca. Un mappamondo! Ragazzi, andiamo! È ora di imparare! Sì, ma prima devono pagare la loro roba. Le ragazze escono dal negozio. La mamma ha un po' esagerato con lo shopping. Melissa sa che non avrà bisogno di tutto quello. Ma per la commessa è il miglior giorno della sua carriera! Si prenderà una vacanza. Se solo esistessero più studenti così responsabili. Evviva! È ora della prima lezione. Di cosa abbiamo bisogno? Candy sa tutto ciò di cui potrebbe aver bisogno. La mamma è pronta per imparare. Basta tenere duro. Ma i ragazzi deridono l'entusiasmo di Candy. Oh. È così strana con i suoi quaderni e le sue penne. Comunque, basta con le chiacchiere. È ora della lezione. Wow. Eh? Laptop? Non se l'aspettava. Sì, mamma. Sei indietro di circa 10 anni con il tuo materiale scolastico. Stai al passo con i tempi. Fai attenzione se tua madre decide di unirsi alla tua classe. Melissa non può più liberarsi di lei ora. È piuttosto fastidioso. Nessuna libertà. Non può nemmeno parlare con i suoi amici durante la pausa. Oh, è così ingiusto! Ragazze, di che parlate? Tempo fresco, eh? Usciamo insieme. La libertà è un sogno lontano a questo punto. Non può sfuggirle nemmeno in un negozio di moda. Oh, che bel vestito! Non vedo l'ora che questo incubo finisca. Ma la cosa più irritante è che dimentica che sua figlia ha una vita personale. Tesoro, sei un po' sporca sulla guancia, ora te lo tolgo. Goodbye. Mamma, che fai? Non sono una bambina! Candice non perde mai occasione di insegnare qualcosa a sua figlia. Tesoro, non dimenticare di darmi un like! Oh, è ovunque! Candice ha imparato dai tempi del liceo che, per divertirti, devi entrare tra i ragazzi fighi. Ed eccoli qui! Ehi, hey, come va? Guardate, cosa ne pensate? Wow, Candice ha ottenuto la loro attenzione. Ah, la nuova ragazza sembra ok. Ha un sacco di tatuaggi. Potrebbe anche uscire con loro. Ma Melissa non approva i suoi nuovi amici. Hanno un'aria da schizzati. Mamma, dobbiamo andarcene subito. Ma Candice non è più così ansiosa di andare a lezione. Avrebbe dovuto fare attenzione ai tatuaggi della mamma. Sono falsi? Sei seria? Cercavi di prenderci in giro? Oh, accidenti! No. È meglio andarsene. Ecco che succede quando provi a fare amicizie al top. Educazione fisica in pieno svolgimento e Mr. Alex sta facendo tutto il possibile. Sicuramente non vincerà il premio di insegnante dell'anno. Melissa e sua madre sono finalmente arrivate in classe. Ma non si può ingannare, Mr. Alex. Il ritardo non resta impunito. Una ha persino i lacci delle scarpe slacciati. Non è giusto! Ma la nuova ragazza sembra davvero atletica. Merita una più. Credo che anche la sua amica possa avere una... Beh, ora possono andare. Ehi, non è giusto! Silenzio! E tu laggiù, preparati per il Pacer Test. La mensa della scuola fa schifo, vero?
Lascia che gli studenti mangino quello che vogliono per una volta. Signora, le pago quello. Oh sì, un'offerta che non puoi rifiutare. Inizia la distribuzione del cibo. Venite a prenderlo, cibo gratis. No, 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 niente soldi. Prendete. Dolce, salato, piccante? Nessun problema. Il fast food regna nella mensa oggi. Tutti sono entusiasti. Non hanno mai avuto un banchetto così abbondante. Ed ecco Melissa e la sua amica. Anche lei non può dire di no a un succulento hamburger. Ma la mamma è irremovibile. No, devi mangiare sano. Prendi questo pomodoro. E lascia che la tua amica prenda l'hamburger. Oh. Missione compiuta! Ora possiamo rilassarci. Candice è letteralmente la ragazza più popolare della scuola. È così strano. Nessuno guarda Melissa. Sembra che il suo posto sia in fondo alla mensa oggi. E questa è una brutta notizia. Deve rispondere alla lavagna. Ma non ricorda una sola formula. Sarà impossibile. Deve fare un'equazione chimica. Meno male che Candice è proprio lì davanti e le darà una mano. Pare che la mamma a scuola non sia così male dopo tutto. L'esperimento può procedere. Ancora un po' e otterrà quella meritata A. Ma Melissa non avrà un buon voto oggi. La reazione è fuori controllo. Ups! Sembra che la mamma si sia sbagliata per una volta. Ma sarà Melissa a pulire il casino dopo l'esplosione. Non preoccuparti, tesoro, ti aiuterò a pulire. È sempre pronta ad aiutare sua figlia. Dato che la mamma segue Melissa ovunque, deve andare con lei agli allenamenti delle cheerleader. Candice è così entusiasta di provare. Far roteare quelle cose luccicanti non può essere difficile. Ok, iniziamo ad allenarci. Qualcuno sta chiaramente rimanendo indietro. Povera Candice! Chiaramente questo sport non fa per lei. Avrebbe fatto meglio ad andare a yoga. Ma non è finita! Lascia che Candice provi qualcos'altro. Non meno onorevole. Ecco a te, mamma. Il costume da mascotte della squadra. Non preoccuparti, andrai alla grande. Faresti di tutto per il successo della squadra, vero? La scuola non dimenticherà mai questa performance. Passerà alla storia. Forza, orso! Che fantastica mascotte! Un'altra dura giornata a scuola. Sembra che oggi ci sarà un quiz. Bene, bene, bene. Qual è il compito? Oh, è una brutta situazione. Candice però sta andando alla grande. Hai già finito? Seriamente? Che brava studentessa. Lavoro eccellente. Una più per te, Candice. Lascio a te la classe. Torno tra un minuto. Mentre l'insegnante è via, possono rivedere i loro appunti. Candice è così gentile. Non può dire di no alla richiesta di aiuto dei ragazzi. Mamma, è io! Mi prenderò una F! Ma Candice salverà tutti. Oggi è una super mamma. È ora di travestirsi di nuovo da studente normale. Il quiz è finito! E wow! Hanno fatto tutti un ottimo lavoro! Fantastico! Lascia che l'insegnante se ne prenda il merito. A Candice non dispiace. La fine del concorso si avvicina. È ora di scegliere la migliore studentessa della scuola. È così eccitante, vero? Chi otterrà il titolo? Melissa non è certa di meritare il premio, ma le competizioni scolastiche sono imprevedibili. E Candice vince il premio miglior studentessa! La ragazza nuova? Non è giusto! Ma i risultati non possono essere ricontati secondo gli insegnanti. Candice è davvero la migliore. Congratulazioni alla nostra vincitrice! Ti è piaciuta la nostra sciocca storia sulla scuola? Cosa faresti se uno dei tuoi genitori venisse in classe con te? Quale genitore preferiresti? Scrivilo nei commenti! Metti un like al video e iscriviti al canale se sei nuovo! Clicca sulla campanella per non perdere nulla di Trum Trum Select!